Alcuni avventori della sagra di Marrara, da dove arrivate? Da Nogara, in provincia di Verona. E come siete arrivati qua? Dove avete visto la pubblicità? Su internet. Sono esattamente 3 o 4 mesi che cerchiamo dove fanno delle feste della rana. Ah, ho capito. Perché Nogara è una zona tutta paludosa e quindi abbiamo mangiato rane, quando eravamo bambini, fino a 10 anni fa, che adesso hanno bonificato tutto, non sappiamo più dove andare a mangiare delle rane. Ma io avevo anche, dopo l'informazione e tutto, avevo fatto chiedere se erano rane prese in zona, che c'è stato risposto di sì. In realtà io, come le ho viste, ho detto queste sono cinesi. E lei lo sa. Queste non arrivano dalla Cina. Verranno dall'India. No. Errore. Indonesia. No, secondo errore. Allora, se arrivano vuole... Arrivano dall'Europa. Come vi siete trovati? Dunque, allora, qui è molta, molto bella l'acqua. Quando siamo... Perché lei non so se abbia l'idea di come si fa a arrivare qui, per uno che viene da Verona. Perché siamo partiti da Cerea, abbiamo preso la superstrada, siamo passati Ferrara, siamo andati su quella dei Lidi, siamo arrivati qui dopo aver chiesto, girato avanti, indietro, passa il ponte, torna indietro dal ponte, non, la macchina non passa, insomma alla fine siamo arrivati qui. L'impressione è stata abbastanza da sperimentare, non ci dava la certezza che avremmo mangiato le rane che cercavo e le lumache che volevo. E alla fine le dico che partiremo da qui avendo speso, non lo so, perché io non ho speso una lira ancora, ma penso e spero bene, come, ma alla fine siamo soddisfatti, principalmente perché qui siamo in 4 amici che eravamo all'asilo assieme. Da allora sono riuscito a raggrupparli tutti, poi abbiamo trovato questo signore che ha il pulmino, perché subito avevo deciso che venivano con me, ma allora io faccio a meno di bere e quindi siamo venuti con un taxi che ci prenderà minimo 500 euro, quale 1000. Allora in una scala... E che comunque alla fine sono sicuro che tutta la mia comitiva, ma soprattutto per quello che abbiamo trovato qui, quello che abbiamo rinfrescato della vita che da quando torniamo a casa sicuramente contenti. Quindi una scala da 1 a 10, quello che ha mangiato oggi che voto gli darebbe? 9. Io le dico una cosa. Che le dico il perché lui ha detto 9. Lui è stato sempre comunista e noi anticomunisti. Io sono, ecco. Allora, però le dico una cosa, loro hanno mangiato le rane, vero? Si stanno spolpando dall'osso. Io mangio anche l'osso, vero? E loro dicono che non va mangiato così la rana. Invece se vogliono mangiare la rana e sentire i gusti della rana, devono mangiare anche l'osso. Una scala da 1 a 10? 9. Grazie mille.